Yeah. Queste buche di Roma non so buche, sono dei piccoli trafori, tu la prendi, esci da un'altra parte con una grande comodità. C'è gente che dice ancora fai la buca della Tiburtina. Io discussi con un sindaco, discussi, ho detto bene? Colpo di fortuna, ragazzi, io non sono scolarizzato. Il sindaco disse che dobbiamo chiudere queste buche, ma che sei scemo? Illuminale, metti un LED ogni buca. Ci sono delle buche a Roma che tu entri col motorino e esci da un'altra parte. Tu quando vedi uno a Roma che guida così, non è ubriaco, conosce le buche. Quell'ubriaco è quello che va dritto. Maurizio Battista, buonanotte, grazie di essere con noi. Proprio buonanotte. Buonanotte, ormai è notte fonda. E io normalmente sono 2 ore che dormo già. A che ora vai a dormire? Presto. Presto? Sì, sì, presto. Interessante questo. Per come era il film te. Come De Niro, dice come fai? Vado a dormire presto. No, perché dico, per uno come te, che è sempre a teatro, è sempre in televisione, eccetera, io pensavo il contrario, dico, prima delle 2 di notte non so addormentare. Ma c'ho pure una certa età. Vabbè, ma quanti anni hai? Lascia aperto. Ah dai, non lo vuoi dire? No, la penultima riga dell'account. Ah, sarebbe... quando fai gli account? Sì, sì. Questi, cerchi l'anno, no? Sì. 29 giugno. 29 giugno. Pariva all'anno mio, guarda l'ultimo. È lontano l'anno mio. Allora, sono contenta veramente di averti qui perché Maurizio è davvero bravissimo. È la verità, è proprio vero, perché poi ti sei costruito nel tempo. Lui è romano di San Giovanni. Ha lavorato prima ancora, lo dico ai ragazzi, di cominciare la sua attività nel bar di famiglia. È vero? Che in realtà, è verissimo quello che dici, in realtà il bar è come quello che faccio adesso, che lo spettacolo è il bar senza bancone. Ah, ecco. Io non ho quarte pareti, quinte, sesta. So, io parlo come con Miss Basilica, così stiamo a parlare così, tra amici, è uno spettacolo tra amici. Tra amici. E lì, insomma, voglio dire, poi da là tu sei partito quasi subito, perché nel 1989 il tuo debutto televisivo a Fantastico con grandi nomi, perché avevi accanto Magalli, Ox, Ranieri. Quindi, voglio dire, il successo è arrivato abbastanza presto. Prego. Siccome io sono sensibile, il cancro, ma a prescindere da questo, mi misi a spiango con facilità, questo lo dico senza vergogna, mi sono messo a piangere. Perché prima di entrare dietro le quinte, sai che ci sta quei secondi, io dico, pensa te da, non mi vergogno a dirlo, non scolarizzato, senza famiglia di attori Papà o cantanti. Antonio era di Arce. Di Arce, sì. Cioceria. E tutto quanto, così arrivare lì o arrivare anche qua, non voglio dire un miracolo, però insomma è un bel percorso, certo, non è però, un campo quello dell'altro. Però, non è un sei campo. Anche, però sei anche molto bravo, perché poi potevi anche fermarti lì, invece poi da lì sei partito Pippo Baudo. Perché c'è il talento. C'è il talento, partita è doppia, importante. Il 96 il dopo festival e poi negli anni 2000 al Sistina, Vatte a Fidà, tantissimi titoli, li dico così come mi vengono in mente, era meglio da piccoli, Colorado, poi quelli che è il calcio, il mio secondo matrimonio, tanto, veramente tanto, una grande carriera. E questa carriera, tu hai dichiarato, è una carriera nel solco di un grandissimo comico, che era Aldo Fabrizi. Certo. Perché sei legato ad Aldo Fabrizi? Perché, come dico nello spettacolo adesso, qualcosa non mi quadra. Sì. E Fabrizi diceva, ma ve ne siete mai accorti? Tu non te ne accorgi perché voi fate altre cose nella vita, studiate. Normalmente capitano delle cose che io le vedo e tu no, io le amplifico. Non dico romanzo perché manco mi serve, se vivi a Roma non ti serve da romanzo a niente. Anzi, l'amico mi ha detto, ma perché non te ne vai da Roma? Dico, a me l'imprevisto mi piace troppo. Alzarmi la mattina e non sapere quello che trovo, mi entusiasma. È quello. Fabrizi, quando faceva il tranviere, lui il tranviere lo conosceva. Quando io faccio il pezzo, uno dei tanti pezzi, io quel pezzo l'ho vissuto. Io sono onesto, non racconto. C'è una grande identificazione. Sì, certo, io vivo per strada, io non ho mai scritto un pezzo a casa. Certo. Io cammino per strada col telefonino e faccio il ragazzo con occhiali, con i capelli, mo, non sto a guardare te perché c'ho davanti. Nicolò. E il pezzo, Nicolò fa ridere. Ma non Nicolò, no, è il pezzo. Nicolò, assolutamente. Nicolò è carino. Allora, andiamo a vedere la prima parte della carriera. Non so che avete montato, c'è poco da fidarsi allora, qui, miss. C'hai paura? C'hai paura? Molto, molta molto, paura? Molto. Guarda, ho parlato con Alessandra, con tua moglie. Mi ha detto, mi raccomando, non posso venire, perché poi tra l'altro facciamo, diamo un bacio ad Alessandra Moretti, tua moglie, perché non sta bene, ha avuto un'embolia polmonare, adesso però è fuori pericolo. Lei? Ma molto un pericolo io, però.
Ragazzi, state dalla parte mia. No, no, vabbè, un brutto quarto d'ora. Vabbè, è stato un brutto quarto d'ora, però lei è una mia amica, è una donna spettacolare, quindi un bacio ad Alessandra. Alessandra mi ha detto al telefono, tratta bene mio marito. Guardiamo un po'. Perché mi sembra raccomandazione? Eh sì, sei raccomandato, guardiamo. Stasera parleremo del sto matrimonio, parleremo di Roma, parleremo di noi, e molto di noi. Statemi vicino, questo è un giorno delicato. Lo sai, no? È un giorno delicato. Il matrimonio, il primo, vabbè, ma il secondo proprio te sfonna. Tu parli con qualcuno e dici, perché ti sei separato? Mio marito non mi ha capito. No, quello te l'ha capito bene! Sì, brava! Il divertimento, non dimenticatelo, nasce da una tragedia o da un dramma. E stasera riderete di un dramma. Lo so che siete cattivi di fondo, perché siamo un po' cattivi. Lo dico a chi, io dico sempre di Roma, poi parlo con tutto il mondo, è chiaro. È romano, apro, ma è cattivo perché ti fa ride. Quando tu vedi uno che casca e sbatte la testa, tu gli dai una mano per tirarlo su. Ma appena lui si allontana fai, ha dato una capocciata. Bellissimo! Quello era quello era l'anteprima del Sistina, poi si apriva e c'era una chiesa bellissima. Stupendo. Allora, bene. Senti un po' le domande dei ragazzi. C'è una ragazza, splendida parlano? Ragazza. Sì, parlano, parlano tutti. Andate a trovare quelli che parlano. Alessia Debola. Ciao Monica, ciao Maurizio. Volevo chiederti, tu sei stato sposato 3 volte. E vedi quanto è informata. Se l'ho tagliato questo poi. No, no, no. Rimane? Rimane. Ma ti piace così tanto il matrimonio? Distinto non risponderei, distinto. No, io credo nell'amore, lo inseguo. E lo insegue, vabbè, e non l'ho raggiunto ancora adesso. L'hai trovato, l'hai trovato, l'hai trovato. Sì, forse sì, speriamo comunque. Senti, non prendete il mio esempio, Allora, a proposito d'amore, mi dai l'opportunità, grazie Alessia, di parlare proprio della storia con Alessandra, che è una storia molto intensa, perché voi vi siete conosciuti, vi siete messi insieme, lei è più giovane di te di una ventina d'anni, diciamolo. No, se volevamo giocare a carte scoperte. E giochiamo a carte scoperte, giochiamo a carte scoperte, parlo pure con te. E poi... Gli anni non sono 20. Non sono 20, quanti sono? Sono 30. 30? Addirittura? Caspita, quindi 30 anni di meno. Beh, stupendo. Allora, vi siete incontrati, vi siete piaciuti, vi siete messi insieme, poi vi siete separati e poi vi siete sposati. Beh, come dice la canzone? L'amore non è bello se non è i grandi amori fanno un giro largo, un giro immenso e poi ritornano. E poi ritorna. In mezzo c'è una figlia, certo, 7 anni, o adesso 8. 7 anni. 7, Anna. E quindi, che è il cuore tuo, il tuo grande cuore. E a proposito di figli, sentiamo un po' che cosa ti chiede Ludovica Valentini. Buonasera Monica, buonasera Maurizio. Buonasera. Volevo chiederti, visto che sei padre di 3 figli, ma che padre sei? Sei padre di 3 figli? A me non mi dicono, mo non so. Io mi piavo la paternità, poi magari stiamo a scoprire qualcosa stasera, no? No, stai tranquillo. Beh, l'orario è quello che è, se ci vedete qualcosa, notte. Se sapete qualcosa, dai. Ditelo. Non omettete. E sono abbastanza un po' apprensivo, un po'. Poi sono un padre particolare, perché io particolare, piango con facilità, mi emoziono e questo mi fa fragile. Quando la piccoletta mi dice. Devo comprare cose su questo, i giochetti, quelli che si comprano. Dice, devo caricare 5 euro. Dico, oh, altri 5 euro. Fa. 8. Beh, 8. Perciò. Cioè, faccio del mio meglio, non so se è il massimo. Bellissimo. Però, anche perché questo. Momento, io di sta ragazzina in teoria, no, ma pure in posso essere nonno. Però... E quando, no, è bello perché lei ce n'ha 8, io ce n'ho molti di più. Quando vado in giro, mia moglie dice, Anna corre, e lascia corre, tornerà, chi ha quella presa? Chi la prende? Ragazzi. Però posso dire questa cosa, è importante, sì. Visto l'orario, sì. E visto sto parterre dei giovani, e... Non t'avevo visto a te però. Eccolo, Stefano Pieri, il nostro Stefano. Grande psicologo della strada. Ah, Stefano, io dico sempre che mi sono permesso 2 grandi lussi nella vita. Uno è il lavoro che faccio, è un lusso. E l'altro, fare la terza figlia a 58 anni, è stato un grande lusso. Lo e dico... quindi abbiamo fatto i conti. Stefano, fare la terza figlia a 58 anni, tu da psicologo che dici? L'ha ringiovanito?
Dico perché che... 58 più 7 quanto fa, ragazzi? Sì, ma non famo sta matematica da 4 soldi, basta, quanto... non si fanno i conti. 65. Allora te sbagli, perché sono 67. 67. Dico allora... che sia giovani dentro, lui è giovane dentro. E lui lo è. E per cui lui lo è e ha fatto bene. Tu lo fosti. Grazie. Lo fosti. Cosa? No, sto scherzando, giovane dentro, giovane per sempre. Ma io forse giovane non ci sono mai stato. Allora andiamo a vedere sono partito ancora... da vecchio. Andiamo a vedere ancora un altro pezzo della carriera di Maurizio Battista. Olè, olè. E donne sono belle perché dopo un po' di tempo che ti sposi qua sotto gli esce una cucitura, la maschera e sotto c'è la madre e nasce la famosa frase: oh, sembri tua madre, è la madre. A proposito, mi presta il motorino che ho lasciato qui ieri, che devo andare a fare un regaluccio a Natascia, che stasera usciamo. Il motorino mi serve. Te fai tu passi e su. E dai Nardi, prestaglielo sto motorino, così ci andiamo a fare due passi, che abbiamo perso l'abitudine di farci la nostra mezz'ora di luce, dai. Ecco, bravo, è nata appena bella boccata d'aria. Oh, non vi dimenticate, domani sera lo spettacolo della grande Natascia. Abbiamo fatto di secondo un piatto veramente gourmet, io insomma che parole significa. Io gourmet, dico, pensavo per me, ho capito, per me. Vabbè, pure un gourmet pure un po' per lui, famo un gourmet per tutti. Perché noi veniamo dalla cucina antica, quella che facevano duetti di fettuccine, duetti di fettuccine con ragù, col parmigiano, arrivava a startezza, a metà vedevi Chiara, ah, Chiara, non t'avevo visto. Ma mangiai per mangiare. Senti, senti, ci sono due domande delle ragazze. C'è la Miss Basilicata, Elena Pacello, che ha una domanda molto, molto complicata per te. Sei pronto? La temi. Ti teme, vai. Buonasera, vai. Maurizio, volevo chiederti. Schiazzalo, sorprendilo. Da un bambino, qual era il tuo sogno nel cassetto? Il lavoro che fai attualmente? Semplicissimo, no, Elena, dai, lo voglio bene, questo. Dai, certo. Vedo mia figlia, uguale. C'è una piccola, chiamiamola depurazione, piccola, vedere gli altri che ridono. Io la sera lo spiego, noi facciamo grandi cose, spiego perché, una domanda, perché il non scolarizzato come me e un notaio, uno che guadagna 1000 euro e uno 100.000, come vanno a ridere insieme? Perché succede questo miracolo? Guarda, a me vede la gente che ride, mi emoziona. Ti riempie il cuore, sì, è vero? Mi fa felice tanto. Sì. Maria De Gregori. Dove sta? Eccola, sta qua. Eccola Maria, no, come sta? Buonasera Maurizio. Buonasera Maria. Io sono una tua grandissima fan e mi hai fatto sempre tanto ridere. Ti segue dovunque, l'hai visto tutti i tuoi spettacoli. Però mi stavo chiedendo, c'è qualcosa che non rifaresti? Nella tua carriera? O anche nella tua vita? I matrimoni prima. Ecco, i matrimoni prima. No, questa è male, è facile, me l'hai messa su un piatto d'argento. No, 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 no. Quello che non rifarei, rifarei. Perché la mia vita è la tua vita e sarebbe quella. Troppo facile fa tutto bene o fa uno spettacolo bello, una, certo. Non è così, la vita se va, se sbaglia accetti tutto. Ballando è stata una bella esperienza. Quello andava evitato, brava. E allora guardiamo mamma Ballando, mia. Guardiamo quella un andava po'. Evitato. Mamma mia. Queste non sono le male, cose eh? Che se uno ha una carriera ne deve fa. Perché? Caperti. Ma perché? Non è vero? Rimane nell'immaginario. Mi vedono al bar, ma oh, bella figura. Ma perché? E non ti dico di che, ma ve lo immaginate. No, perché è faticoso. Molto, se non c'hai l'anni di loro. È faticoso. Rischia la figuraccia, no? Ma no, perché dai. No, io ho rischiato, no, no. No, tu sei bravo, e ancora sta, guarda sempre. Ancora, senta, figuraccia. Te la cavi sempre, senti un po', ci sono altre domande. Alessandro Ferraro, parti, dai. Alessandro. Ciao Maurizio. Ciao Alessandro. Senti, tu fai sempre battute sulle suocere. Ma alla fine, com'erano ste suocere? E come sono? Vive. Vive. Chiedimi, i suoceri? E i suoceri? Morti. No, è suocere, no, vabbè, ma la così. Migliore è l'ultima. Eh sì, è l'ultima, beh, è per forza, ovvio, ce l'ho per forza. No,
È uno stereotipo che si fa dei suocere, delle cose. In realtà sono persone normali, non le mie, ma le suocere degli altri, io le conosco. Ma l'ultima com'è? La suocera buona è quella che sta fuori, che non si meno quelle che arrivano a casa, capito? E vedi, quelle invadenti, ma invadente non va bene niente. Comunque, vabbè, è un ruolo, la suocera è un ruolo. L'ultima? D'accordo, tutto che bene. Che devo dire l'ultima? No, devi dire com'è, insomma. Ah, è brava l'ultima. È brava, ecco. Ma è proprio la migliore, l'ultima. Vabbè, ma se scherza poi, ognuno c'ha il suo carattere. Senti, quindi Roma, prima di salutarci, un grande amore per te. Roma, non la lasceresti mai, però è anche fonte di ispirazione, no? Certo, certo. Nelle nei tuoi lavori, eccetera. Adesso cosa stai preparando? Cosa allora, puoi stiamo anticipare? Preparando, lo anticipo, guarda. Dai, anticipalo non qui so da noi. Non so se chi sta con me dietro, stiamo preparando per Natale. Natale un film prossimo, 2024 sì, a giugno esatto. Per no dico casomai pensassero che è una puntata registrata no e oggi che giorno è ragazzi ma che dite... si vede il Pandoro qua no. C'è un Pandoro ormai è mercoledì questo che è il primo... giorno 31. È il primo programma 31. Di mercoledì mattina questo esatto, qua esatto il primo esatto è il primo e quindi stai preparando per Natale per 2024 Natale allora due cose importanti una in teatro saremo in teatro olimpico dicembre, gennaio, febbraio con uno spettacolo internazionale, una cosa mai vista per Roma, proprio per portare il turismo, una cosa bella con artisti internazionali. E a giugno, luglio per Natale un film dell'antica Roma. Dici qualcosa? Dell'antica Roma. Quindi vedi che ci ho preso. 44 avanti Cristo. 44 avanti Cristo. Giulio Cesare. Non si può dire niente, chi ci sarà con te? Il titolo? Nel cast? No, chi sarà con me? No. No. Il titolo è Qui pro quo. Qui pro quo. Bellissimo. Allora, grazie di cuore a grazie Maurizio a voi, Battista. Ciao a... Grazie bocca davvero. Bocca al lupo a loro. Grazie.